veramente bello vedere tutte queste persone qui per parlare di intelligenza artificiale, che è un tema centrale nel nostro paese, lo abbiamo visto fino adesso e lo abbiamo capito in ogni modo. Allora, fino ad oggi, come dire, il digitale è stato dappertutto, no? Come dire, abbiamo vissuto questi 20 anni di trasformazione in cui le nostre vite sono cambiate quelle delle imprese, però ora è successo qualcos'altro, come abbiamo visto, cioè la velocità di adozione dell'intelligenza artificiale nell'ultimo anno è stata straordinaria e oltre ogni previsione, e sarà sempre più così. E allora ci sono dei grandi temi di cui tenere conto. Allora, innanzitutto il primo, come dire, è legato a una serie di domande che ci facciamo, perché ci sono delle domande importanti. Una di queste, grazie per la musica, una di queste è se l'uomo aumentato, cioè l'uomo a cui viene aggiunto un aiuto digitale, sarà la normalità oppure no. E questa è la prima domanda. E poi ci chiediamo anche se l'intelligenza artificiale può mettere in pericolo l'umanità, perché ovviamente questa è un'altra minaccia che è lì, perché in teoria un'intelligenza artificiale, come dire, più intelligente dell'uomo, così come noi sottomettiamo gli altri, quelli meno intelligenti, purtroppo accade così, anche l'intelligenza artificiale potrebbe farlo. E sono scenari a volte da film, ma a volte no, e bisogna occuparsene. Così come un altro grande tema è: ma i robot porteranno via il lavoro? E la risposta non è così scontata, non è per forza sì, dipende da una serie di cose, e adesso vi dico quali. Alcune le abbiamo già viste, altre è importante, come dire, focalizzarle. Un'altra grande domanda che nasce è: ma la sovranità digitale assicura la democrazia o la mette in pericolo? Così come, come dire, alla fine ci si chiede se la digicrazia, ovvero, no, il digitale che comanda, a volte che prende decisioni autonome, arriva prima o dopo la cyberetica. E allora, cosa sta succedendo? Succede che tutto va molto, molto veloce. Già vivevamo a due per, no? Mentre ascoltiamo qui, la maggior parte fa altre cose. Non è distratta, sta vivendo in contemporanea un pezzo di vita e l'altra nello stesso momento. I bambini che nascono vivono in un modo completamente diverso. Questa è una bambina che usa una rivista, cerca di premere sul banner, vede che non va e allora prova, guardate, il dito, perché dice forse non va il dito, ok? E questo è un grande cambiamento che già vivevamo, e adesso è arrivata l'intelligenza artificiale. E allora è successo davvero qualcosa, perché quello che sta portando è che è un mondo in cui l'intelligenza artificiale tocca tutti, tocca le persone, tocca le aziende, tocca le istituzioni e tocca la società in generale. C'è bisogno di consapevolezza, lo dobbiamo sapere, non tutti lo sanno, sentono parlare di intelligenza artificiale, se ne parla un po' dappertutto, ma poi manca il cosa fare, cioè cosa dobbiamo fare. E allora, ad esempio, le piccole, le medie imprese hanno delle grandi opportunità, e infatti, come dire, in questo momento il Dipartimento, l'Agenzia per l'Italia Digitale se ne sta occupando, e avete visto che energie sta mettendo in campo, no? E anche le vecchie strutture delle aziende stanno cambiando, si stanno trasformando, devono trasformarsi, ma bisogna dire come. E se riusciamo a farlo per tempo, tutto questo porterà un grande cambiamento che, come dire, ci aiuterà proprio come paese. Non possiamo permetterci di perderlo. Cioè, a questo giro, l'avete visto cosa è stato detto sino adesso? Non possiamo permettercelo. Le istituzioni ci sono, quindi fortunatamente questa volta sono presenti, con soldi che avete visto quanti sono, quindi ci sono anche, come dire, c'è anche il materiale concreto, perché a volte si dice che per fare e mettere a sistema l'intelligenza artificiale serve almeno 1 miliardo. Ecco, 1 miliardo oggi l'ho sentito, c'è. Poi voglio dire, è un mondo che è sempre stato presente, noi adesso lo conosciamo perché ovviamente è nuovo, ma ad esempio c'è sempre stato dietro. I servizi pubblici già lo utilizzavano, ora ancora di più, perché ovviamente
tutto questo permette di avere, come dire, cose più funzionanti, come dire, più veloci, servizi più efficienti, interazione con i cittadini migliore e così via. E un altro aspetto importante, ovviamente, di cui è stato di cui abbiamo parlato oggi, è il tema della regolamentazione. Perché vedete, la regolamentazione oggi sembra un voler porre dei limiti, e in effetti per alcuni aspetti lo è, però serve anche per fare in modo che le cose funzionino, no? La nostra società è fatta di regole, e in quel caso, anche nel caso dell'intelligenza artificiale, serve. Tant'è che il senatore Butti ha messo insieme questo team, di cui io sono così orgoglioso di far parte, perché peraltro, pur occupandomi di questi temi da tempo, grazie agli altri 12 esperti ho imparato un mucchio di cose, cioè ha messo insieme delle persone straordinarie che peraltro ringrazio, perché hanno lavorato fino adesso a un documento di cui credo si parlerà nel pomeriggio, che secondo me può aiutare davvero l'Italia a fare un passo avanti con la competenza degli accademici che fino adesso hanno messo come dire, la loro professionalità a disposizione. Ma sta succedendo qualcosa nel 2024. Adesso ci sono 64 paesi che vanno verso le elezioni e 2 miliardi di persone che vanno a votare. E l'intelligenza artificiale, purtroppo, in questi casi è usata in modo negativo. E il vero punto su cui focalizzarci, a mio parere, è questo, cioè: il mondo è grande, ci sono tante nazioni, noi possiamo regolamentarne un pezzo, la maggior parte fortunatamente dei modelli importanti arrivano dagli Stati Uniti che sono partner e, come dire, fortunatamente ci si vuole bene, c'era qui l'ambasciatore prima, ma a volte ci sono nazioni meno amiche che lavorano a distanza contro la stabilità delle nostre democrazie. E quelle non si possono fermare, anche perché fino a qualche tempo fa potevano agire solamente in certi settori. Oggi possono invece scrivere in italiano e colpire, produrre deepfake che fanno, come dire, percepire cose diverse da parte di una parte o l'altra, tanto a volte il loro obiettivo è la poca stabilità, è per quello che istituzioni come l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale lavora, ed è importante che lo faccia sempre di più, anche perché è evidente che se dalla Nord Corea arriva la disinformazione pesante in italiano c'è poco da regolamentare. Giusto per fare un esempio, anche la maggior parte del phishing arriva da alcuni paesi poco amici e c'è poco da regolamentare, no? A volte la polizia postale, con cui peraltro collaboro, fa tutto quello che può, ma le persone non hanno questa percezione, dicono: ma perché non li bloccano, perché non li beccano? È perché lavorano utilizzando strumenti potenti alimentati dall'AI da stati lontanissimi. E allora è giusto regolamentare, dobbiamo però sapere che ci sono dei limiti, che sono proprio dovuti al fatto che viviamo tutti in un metastato, che è quello digitale, dove consumiamo, compriamo, abbiamo amicizie, e poi fisicamente in altri stati con regole diverse. La privacy, per esempio, è un tema di cui pochi hanno percezione. Le persone non si rendono conto di quanto sia importante per loro. Pensano che sia solo nome e cognome. Oggi con l'intelligenza artificiale cambia tutto, perché possiamo, con i database rubati, possono sapere in tempo reale dove siamo, con chi siamo, cosa facciamo. Quella è la privacy. Per non parlare della sicurezza, che ci tocca a tutti e tocca nelle tasche, perché non avete idea di quante segnalazioni ricevo ogni giorno sul tema del phishing. E di quello che accade anche nei computer delle persone, perché sono dei punti d'ingresso sia nelle aziende sia nelle case. Poi il grande temone: sarà davvero così? I robot porteranno davvero via il lavoro? E quello, a mio parere, dipende molto da noi. Non sono l'unico che la pensa così, ovviamente. Dipende da come gestiremo questa transizione. Perché effettivamente ci sono dei lavori che sono facilmente sostituibili, in teoria. Ok? In pratica copiano esattamente, così come ChatGPT, quello che fa l'uomo, e cercano di riprodurlo e di farlo al meglio. Sono cuochi che riproducono quello che fanno i cuochi stellati e così via. La strada qual è? L'uomo aumentato, cioè l'uomo che deve essere sempre al centro, che sfrutta tutto il digitale, che sfrutta l'intelligenza artificiale, che sfrutta questi nuovi strumenti, che sfrutta i robot, anche quelli antropomorfi, per continuare, no, a guidare, perché dobbiamo continuare a guidare noi, anche perché, come si diceva prima, qualcuno
molto interessante, ha detto che sostanzialmente il rischio non è tanto l'intelligenza artificiale che prenda il comando delle nostre vite, ma che ci sia qualcuno dietro che glielo faccia fare. Anche perché spesso questi foundation model sono scatole vuote, anzi piene, non di dati, ma di dati rielaborati da reti neurali, però al cui interno non sappiamo che cosa c'è. Quindi la collaborazione tra uomo e macchina è al centro. Per questo proprio oggi, ma oggi, infatti non sembra uno vuol fare promozione, è uscito il mio nuovo libro che si chiama Cyberumanesimo. Se fate il QR code potete vederlo. E sostanzialmente affronto proprio tutti questi temi dal punto di vista dell'uomo. Cioè serve un nuovo cyberumanesimo. È un po' al contrario del transumanesimo. Ecco, io la vedo completamente dall'altra parte. Qui ho cercato di mettere insieme tutto questo. Secondo me, per chiudere e per concludere, c'è una vignetta che ci aiuta un po' a capire quello che sta succedendo. Ed è questa. Mi piace tantissimo. Perché se tu arrivi con la ruota e loro sono troppo impegnati, perché giustamente con le ruote quadrate fanno una gran fatica ad andare avanti, questo blocca tutto. Per cui dobbiamo soprattutto superare questo stato di fare questo passaggio, perché davvero siamo nel grande momento: o cambi o muori. Ma siccome siamo positivi, vi volevo lasciare una slide finale con un po' di respiro, anche divertente e carina, e vi saluto così, con un po' di positività, perché alla fine noi siamo italiani e ce la faremo sempre.